Le donne sono privilegiate dalla tua scrittura, dalla trama, nel senso che sono moltissime, non sono alcune sottomesse, altre meno. I personaggi maschili, a volte sono negativi, tranne naturalmente non in tutto il libro. È un libro di sconfitte esistenziali, soprattutto sconfitte dell'anima, direi, vero? In un vivere quotidiano, lento, in una Calabria del dopoguerra, e il racconto mi pare è nominato il 68, quindi andiamo alle soglie degli anni 70, se non sbaglio, vero? Abbiamo persone, donne soprattutto, che subiscono angherie, fanno sacrifici, ma abbiamo anche delle storie di riscatto. Le storie sono forti. A volte estreme, è in una visione in cui la vita non fa sconti a nessuno, né a uomini né a donne, e mi ricorda un po' i vinti di Verga, la sconfitta esistenziale umana di allora, anche lì circondata da un ambiente sfavorevole allo sviluppo, alla felicità della persona. E il personaggio c'è molto amore, rappresentato soprattutto dal sentimento amicale che c'è tra quelle che mi pare, io ritengo essere le figure più forti, più belle, più importanti, preponderanti, che sono Lia e Luisa. È una sorellanza amicale, ma di elezione proprio. Che va oltre il legame di sangue, che qui no, il legame di sangue, voglio dire, non significa amore per forza, dipende anche. Ed è un sentimento fortissimo che permette a queste donne di sopravvivere in un ambiente che è ostile al loro lavoro, alla loro attività, alla loro persona, anche in quanto spose, moglie, diciamo. Quindi sono delle figure molto forti, e il linguaggio ha come forte, realistico, fluido, ma è anche molto un linguaggio del corpo il tuo. Mi ricordo molte descrizioni fluide e veramente carnali, veramente non edulcorate, molto molto belle, che prendono molto, secondo me. Ci sono i prototipi umani, e l'animo umano è scandagliato sia nelle aberrazioni che nelle cose sublimi. E veramente c'è tutto l'animo umano nelle sue infinite sfaccettature. In un mondo in cui giustizia umana pare che non ce ne sia. A volte quella divina, sì, mi sembra, ma quella umana, vero, per fortuna, ma quella umana non c'è. I difetti attraversano, sono trasversali a tutte le classi sociali, e non c'è una divisione manichea tra uomini e donne, nel senso gli uomini sono negativi, le donne positive, assolutamente no. Sarebbe ingiusto e irreale, penso, ti sembra? Quindi, diciamo, la nobiltà d'animo e la miseria umana sono presenti in ambedue i generi e appunto negli animi più variegati. Per quanto riguarda l'amore filiale, ma soprattutto, mi ripeto, questo amore indistruttibile tra due sorelle campeggia su tutta la miseria umana che possiamo trovare. Il linguaggio, vi ripeto, è fortemente realistico, ma molto fluido, e definirei questo un microcosmo della nostra umanità. La donna calabrese è ben descritta nella sua forza e soprattutto nella sua struttura emozionale. Causata anche da forti condizionamenti, dal carcere del condizionamento mentale e psicologico.
Troviamo narcisismi vari, specialmente nella figura del vescovo, il bambino Dodò, che è nipote di una nonna che si è arricchita anche con la prostituzione e diventando anche terreno di sfruttamento di un senatore perverso e rispettato, direi, molto democristiano, diciamo, perverso e rispettato. Don Edoardo arriva ad essere vescovo. Non si tratta di nessuna vocazione autentica. Qui c'è un ragazzo suggestionato dalla tonaca, suggestionato dalla bellezza della chiesa, e queste suggestioni sono anche rinfocolate da questa nonna che vuole liberarsi di miseria, di una famiglia che vuole risalire alla scala sociale. La stessa scala sociale fa commettere degli omicidi a Donna Maria, per esempio, un altro personaggio molto, molto forte, che cresce per denaro, partorisce per denaro, alleva per denaro, uccide per denaro, perché si tratta anche di un assassino, diciamo. E allora la purezza dove la troviamo? In Don Edoardo? Assolutamente no. C'è un esserino, un bambino, Carlo, che comunque coagula su di sé la purezza dell'essere, secondo me, dotato di intelligenza, bravo a scuola, partorito da una dodicenne e non conosciuto da essa per motivi psicologici, è cresciuto da una di queste due amiche, Lia, mi pare, vero? Che dall'intreccio, sì, è molto ben intrecciato. Volevi dire qualcosa? No, dopo. Ecco, va bene. È molto ben intrecciato e si svela a poco, però intanto prende. Non è il libro che si posa e si prende dopo due giorni. Lo devi leggere perché ti conduce a poco a capire, e tu poi ti fai questa visione di questo mondo di sentimenti in cui c'è veramente tutto, tutto l'animo umano, è un microcosmo, insomma. Poi mi è piaciuta molto la figura di Gaetana, o del condizionamento sociale, cioè ti devi sposare per forza. E allora si prende chiunque, perché è arrivata alla veneranda età di 23 anni. 25 anni. E quindi presa dal panico, dice qua non mi si prende più nessuno, e si è sposata con un uomo. Sì, si è sposata accontentandosi. E sentendosi anche dire dal parroco, ma ringrazia Dio, se no che facevi? Poi delusissima da questo matrimonio e dalla violenza di non questo. Non possiamo dire tutto, perché sì. Sennò poi non è più, cioè che si vanno a leggere. No? Comunque io la prima domanda te la farei in questo senso. Queste figure femminili non sono felici, assolutamente. Se c'è il riscatto lo trovano altrove, in un'altra regione, vero? Io racconto, intanto prima di parlare voglio ringraziare Salvatore per il quale è stata possibile questa serata, voglio ringraziare te che sei veramente, sei stata così empatica, hai amato subito questo romanzo, voglio ringraziare tutti voi che in questa serata caldissima siete venuti così numerosi a questa presentazione. Voglio ringraziare la mia amica Maria Gabriella Lanza, che adesso è messa in un angolo, però è una figura importante perché ha scritto la prefazione. Se voi andate a leggere la seconda e la terza di copertina, troverete delle pennellate poetiche attraverso le quali potete arrivare all'anima del romanzo. Come certamente lei vi ha fatto capire, insomma, è un romanzo di storie, piccole storie, storie quotidiane, storie straordinariamente ordinarie, storie che
ti prendono perché sono storie vissute, vere. Io non ho inventato niente, forse la figura di Carro, la morte di Carro ho inventato, ma ogni personaggio è un personaggio che io conosco. Donna Maria l'ho fatta morire perché non ne potevo più, perché era un personaggio che mi ha fatto sofferenza, cioè mi ha dato sofferenza, e quindi l'ho fatta morire con molta gioia. Però la Donna Maria, che non si chiama Donna Maria, sta vivendo ancora, sta patendo fino agli ultimi giorni, così come la figura di Maculatella, oppure la Magara, cioè io mi sono riferita a personaggi che ho conosciuto, di cui ho sentito e che in realtà, insomma, ancora sono presenti. Quando tu dici il sud, ma in realtà io non mi riferisco a un sud nostro calabrese, io mi riferisco a quel sud che patisce, a quelle terre che patiscono, che hanno le stesse nostre esigenze, le nostre povertà, il nostro dolore. Gaetana, dicevi tu, si sposa, si deve accontentare, perché nel 50 una femmina di 25 anni è vecchia, e si sposa poi per fuggire da una condizione familiare in cui la prima figlia doveva pulire la casa, doveva guardare i genitori, se si ammalavano doveva crepare appresso ai genitori, e quindi la Gaetana ha fatto una scelta giusta, solo che poveraccia poi l'ha pagata cara e amara, perché ha sposato un pio uomo che però non lo diciamo quello che fa, lo devono scoprire loro, certo. Per quanto riguarda le altre cose che tu, cioè, mi stavi chiedendo delle altre donne, è così, io parlo di donne perché la donna, cioè avrei potuto dire tante cose, no? Ma la donna porta, vive e ha sotto pelle il dolore del mondo, cioè la donna ha un mondo così pieno, sì, così interiore. Ecco, basta. E poi stavamo parlando di Dodò, tu parlavi di Dodò. E per questa figura io sono stata accusata di parlare male della Chiesa, ma in verità io non parlo male della Chiesa, io metto in evidenza una Chiesa umana fatta solo di mura, una Chiesa in cui il personaggio Dodò in questo caso non conosce Dio. Il Dio di Dodò è perduto in un quadro, non ha nessun contatto con il Dio vero. Io, e poi, ecco, gli faccio dire a Dodò quelle parole bellissime da Carro, cioè Dodò è l'antitesi di Don Giuseppe, no? Cioè la figura del prete che si spende per i poveri, che fa tante cose, che è osteggiato, perché gli uomini di Dio sono osteggiati, calunniati, eccetera. E parlo, che cosa ha dato fastidio a determinate persone? Che io parlo con pennellate molto leggere di queste pie donne che occupano i primi posti della Chiesa, che guai se ci dici, chiama una e non chiami le altre, eccetera, e poi hanno il nome di Dio sempre come coperchio sui loro peccati. Parlo di questa chiesa così, quindi non vedo perché... No, io non ho trovato assolutamente, ecco, benissimo. Che ce l'abbia con la curia. Un GMI, che se no ci cacciano. Con un'interpretazione... con un narcisismo che coinvolge. Tu dicevi, il libro si legge, tutti i miei libri sono così, perché insomma la cosa bella è questo, per questa tecnica di questa catena, no? Di questa maglia, ecco, devi leggere perché devi capire, bene, dopo due pagine capisci, e quindi prende, sì, ecco, e poi attorno inizia con lo scirocco e finisce, ecco, con lo scirocco. Lo scirocco, ecco, chi meglio di noi può parlare dello scirocco, poi soprattutto voi di Locri, Siderna, ancora più di noi che siamo più in alto. Lo scirocco è un vento caldo, umido, impido, insidioso, ossessivo, che ti opprime,
di angustia, di angoscia, di schiaccia, solleva di tutto, si abbatte con furia, no? Solleva bottiglie, lo diciamo pure nel libro, tappi di bottiglie, bottiglie di plastica, carte, sabbia, terra, fa fremere i rami degli alberi, spezza i rami. E poi che fa questo scirocco? Questo scirocco, volevi dire qualcosa? Lo scirocco, posso interrompere? Lo scirocco è un vento, ho letto, che promette e non mantiene. E comunque avvolge le vite di tutti questi, avvolge i loro destini. Io lo vedo proprio come una coperta e tutti questi dentro. Vorrei chiederti se è quindi una metafora della vita nelle tue intenzioni. Diciamo che lo scirocco, questa, avete presente? Io quando ero bambina ho sentito dire dello scirocco che lo scirocco era il vento del terremoto, perché faceva questo caldo forte e tu stavi lì in attesa, cioè, di un qualcosa di ineluttabile, di pauroso, stavi con l'anima alla gola. Poi di colpo i venti si giravano e lo scirocco si ritirava, si acquietava, si nascondeva. E tutto rimaneva immobile, cioè lasciava un vuoto, un silenzio di vuoto. E lo scirocco è così come la vita, no? Cioè ti trascina, tu stai in attesa, pensi che chissà che cosa ti succede, poi il vento cambia. Ed è veramente una dannazione degli dèi, no? Proprio è così, un accanirsi contro un destino, ma che comunque noi del sud, vedi, siamo abituati a questa. Sì. Prego, se no parlo solo io. Parliamo del bambino, di Carlo. Carlo muore. Carlo non può vivere. Ecco, è questo che ti volevo chiedere. Prima ho provato un dispiacere, come se mi aspettassi da Carlo un riscatto di una vita, un lieto fine, chiamiamolo così, come c'è per la bambina, c'è per Nina, le gemelline sono un nuovo inizio, anche le mamme. E Carlo, non preludo a un nuovo inizio, prende su di sé il dolore e brucia un karma negativo, quindi la sua morte sta perfettamente nel romanzo. Io prima mi sono dispiaciuta, poi come ti ho detto per telefono, che fosse così, è così. Carlo è una figura particolare. Tu, a te è piaciuto, io dopo che scrivo il libro lo rileggo e rileggendo il passo di Carlo ho pianto, perché ti commuove fino alle lacrime. Però Carlo, come ti dicevo prima, vive in questo mondo ma non appartiene a questo mondo. È colui il quale riesce a entrare nell'animo degli altri, riesce a vedere. Non posso dirvi tutto perché il libro va letto, poi ognuno di voi, ognuno di noi troverà delle cose che magari a un'altra sfuggono. A me arrivano telefonate di persone che leggono il libro e mi dicono: ma tu hai il 23 luglio, il 3 luglio hai detto questo, quanto è bello, che io non ci avevo proprio fatto caso, sono stata costretta ad andarmi a rileggere la parte. Oppure tu hai parlato di eccetera, ma quanto è bella quella cosa che hai detto, mi ha colpito. Perché poi ognuno legge secondo il suo vissuto, la sua sensibilità, il suo io. Per esempio io non ho molta simpatia per Donna Maria, anzi addirittura la odio, va bene, perché ognuno di noi, dopo lo conoscerete, lo vedrete dopo che l'avrete letto questo libro, vi renderete conto che ognuno di noi ha avuto una Donna Maria. È vero, quindi io non la tollero questa donna, eppure è la figura che piace di più. Cioè è quella che tutti mi dicono: ma quando, come sei stata brava a descrivere Donna Maria, ma parlatemi di Lia, perché Lia è una figura bellissima. Presto. Questa sorella d'elezione, che veramente hanno un legame che campeggia, di fronte al quale impallidiscono gli altri legami di sangue, capito? Certo, allora riusciremo.
Sì, questo sentimento è il più forte, secondo me. Volevo leggervi Carlo quando, pochissime righe. Il bambino è visionario. Chiudi la finestra, sta per alzarsi lo scirocco. Non spaventarti, mamma. Sono venute a prendermi. Tu sei stata la vera madre. Sono stato fortunato e ti amo. Fammi cremare. Non mi piace pensare che il mio corpo sia in una bara. Sei veramente libera, mamma. Sei libera. Un battito di ciglia era la morte. Ecco, la vera madre appunto è Lia. Quindi questo ti fa capire che i figli non sono di chi li fa, ma di chi li cura, li nutre, li cippa. Infatti, questo. E per questo dicevo, i legami di sangue sono oltrepassati dall'amore puro, vero? Che è rappresentato, secondo me, da Carlo in questo, e da Lia e da Luisa. Carlo è una figura sì, visionario, sì. È un bambino che prende su di sé tutto e fa ricominciare da capo loro. Capito? Libera la sua mamma, che non ha assolutamente colpa di non averlo conosciuto, perché aveva 12 anni quando lui è nato e lei non se ne è neanche accorta, se non per dolori fortissimi. Lia si impadronisce di questo bambino e lo fa suo, ma lo fa suo con tutta l'anima, al di fuori dei legami di sangue che non ci sono tra lei e il bambino. Ma ecco, quello che campeggia è, penso che l'amore vinca in questo libro, per quanto amaro, per quanto ci siano dei vinti, per quanto lo scirocco promette e non mantenga. E io vorrei parlare anche del momento in cui le due amiche fronteggiano una situazione di sopraffazione, cioè perdono la casa. Cioè, quello che bisogna sottolineare è che i temi sono tantissimi, i punti di meditazione sono tanti, per cui molte persone mi dicono: io me lo sono dovuto leggere 3 volte o 2 volte. Io un paio, però di non lo puoi lasciare 2 giorni, perché devi sapere cosa c'entra Dodò con Lia e devi andare a vedere, ed è appunto quello che non te lo fa abbandonare, ecco, secondo me. Comunque i vinti di Verga io li vedo e te lo ripeto, però ci vedo anche un riscatto che in Verga non c'è, per cui, e per quanto il libro possa portare dispiacere e dolore per Carro, ribrezzo quasi per Donna Maria, ammirazione per queste due sorelle, pietà per Gaetana, per la fattucchiera, io credo che sia un libro sull'amore, ecco questo. La Magara, no? Sì. Un tempo Don Giuseppe ci perdonerà, ma credo che anche qui in queste terre ci siano state o ci siano ancora le Magare. Sì. E Viruzza è una di quelle che toglie il malocchio, che fa i filtri d'amore, che ti legge con le goccine come sarà il tuo futuro, se il fidanzato va bene, non va bene, credo. Ma è, diciamo, che una figura però tenera, cioè, nonostante la negatività che si porta dietro, l'isolamento, la chiusura, che poi ognuno di voi leggerà, eccetera, e così come un'altra figura bellissima, Immacolatella, quindi sì, tutto il vissuto sociale che esce fuori. Tutto, no, basta. Se lo fai tu è meglio, io non voglio fare spoilerare troppo, insomma. Quando i miei alunni racconto un film che poi vedremo, dico fermati, perché spoileri troppo, insomma. Ecco, per me, io ribadisco che per me è un libro d'amore, per quanto mi abbia lasciato amareggiata. Ma dimmi una cosa, queste figure, molte di queste figure femminili, trovano una vita e un riscatto fuori dalla Calabria, ma che è così matrigna la Calabria anche oggi? Come la trovi dal tuo osservatorio? Guarda, non possiamo entrare in queste tematiche, amica mia, va bene, però ti voglio dire, la Calabria matrigna? Ma no, non credo, la Calabria è una terra magica, bellissima. Aspetta solo di essere governati in maniera intelligente per poter risorgere. Noi abbiamo delle intelligenze che tutto il mondo ci invidia, quindi se ci fosse
una... Aspettiamo, ecco, aspettiamo tempi migliori, aspettiamo... Perché non, ma io non parlo della Calabria come una terra maligna, no. Matrigna. Ma fino a questo momento che cosa ha avuto la Calabria di madre buona? I nostri ragazzi devono emigrare. Cioè, voglio dire, le donne, quanta fatica fanno le donne da noi? Cioè, quali sono quali possibilità di lavoro abbiamo noi in Calabria? Ecco, sì, in questo senso forse tu a questo ti volevi riferire. Noi siamo dal rapporto della regione al primo posto in Italia per disoccupazione femminile. E quindi chiaramente è più, non dico matrigna, ma quasi. Ma perché? Cioè, sono malgrado. Perché praticamente non siamo governati da persone che ci danno la possibilità di avere, cioè la Calabria non cresce. Perché? Vabbè, ma poi entriamo in un campo che esula dalla nostra, sì, dal nostro tema. Comunque, una terra di donne forti. Certo. Di donne molto forti. Io a cominciare da mia madre, mia nonna. Oggi che capisco un po' di più, le trovo fortissime. Allora la donna deve per forza inventarsi una forza, anche quando non ce l'ha, se la deve trovare questa forza. Sì. E, a proposito di forza, se la trovo, vi vorrei leggere il passo in cui queste due donne, Luisa e Lia, devono fronteggiare una situazione tragica di perdita dell'attività. Una impresa agricola grossa che ha assorbito veramente tutto il loro sudore, ma che un marito, vero? Praticamente alla fine questa terra finisce in mano alla delinquenza e loro non hanno scelta. Questa è la reazione emotiva. La terra si è aperta e ha inghiottito tutto. Noi siamo sopravvissute, diamoci da fare. Non possiamo, non dobbiamo arrenderci, abbiamo delle grosse responsabilità, ne abbiamo passate tante, a tutto c'è rimedio tranne alla morte. Hai dimenticato le parole di nonna Gaetana? Scorliamoci la polvere del dolore, camminiamo a testa alta. Questo avrebbe voluto dire a Luisa mentre l'accompagnava a letto, ma sapeva che non era quello il momento giusto. Luisa era distante, desolata, insensibile, non era più in grado di capire, aveva solo bisogno di dormire, lei no, anche volendo non può, con tutti i sensi sono svegli, acuti, attenti e sa quello che deve fare. Ormai è una persona diversa, sa come controllare il dolore, lo ha addomesticato, sente scorrere dietro le vene un sangue vivo e negli occhi una luce frizzante di speranza. Sa cosa fare. Ora tocca a lei prendere il timone. Luisa ha un padre che non si è mai occupato di lei, anche amandola, e questo è il momento giusto per coinvolgerlo, per dargli la possibilità di riparare, non domani, subito, e si mette all'opera con il telefono. Una reazione fortissima. Veramente di sangue freddo e di resistenza di fronte alla notizia della fine, perché è finito il lavoro, è finita la libertà, il diritto ad avercelo un lavoro, ad averci un'azienda agricola. Però, come vedete, lei dice non è il momento di crollare. E questo io lo trovo tipico delle donne in generale e comunque di molte donne che io stessa mi accorgo, andando indietro con la memoria, che tu mi sono messa a pensare, e me le ricordo molte donne così, ma le donne sono così anche in altri punti geografici, vero? Anche se in molte realtà un po' distaccate,
un po', diciamo, un poco centrali, c'è ancora, vero, una mentalità che deprivante, non pensi ancora nelle nostre zone interne? Ma sicuramente, ma comunque tutti possiamo convenire nel dire che le donne muovono il mondo. Cioè, la donna, il mondo della donna è veramente un mondo variegato, perché la donna, come diceva una mia amica, è agricoltore. La donna è agricoltore, la donna vive una vita interna, perché interiore, perché sta a casa, accudisce i figli, li nutre, li ciba, mentre l'uomo da secoli è spostato verso l'esterno, perché l'uomo che fa? L'uomo è cacciatore, l'uomo deve proteggere la donna, no? Deve proteggere i figli, deve proteggere la prole, li deve proteggere dall'inverno che avanza, quindi è l'uomo che è spostato verso l'esterno, verso l'altro. La donna invece vive questo suo mondo interiore. E quindi è chiaro che la donna è quella che garantisce la salute della famiglia, dei figli, Perpetuarsi delle cose, delle cose. E delle quindi persone. è chiaro che la vita delle donne è una vita ricca, una vita fatta di sofferenza ovviamente, no? Di lotte quotidiane e anche di ribellioni. Quante volte noi abbiamo. Perciò dico, parlare della donna è un tema veramente vastissimo, ecco perché ci porterebbe a trattare tantissimi temi. Quanti silenzi ha dovuto subire la donna? Quante voci senza anima abbiamo conosciuto? Quanti destini dolorosi la donna ha vissuto in base a tante situazioni, a tante epoche, no? Quindi diciamo che anche adesso la donna non è che è libera, non è che ha la stessa libertà dell'uomo, perché tu ti senti uguale agli uomini, hai gli stessi diritti degli uomini, la stessa capacità di poter fare quello che vuoi. Oggi che siamo nel 2020, ancora c'è questo divario profondo Sì. tra uomo e donna. Nonostante tutte le lotte, tutte le conquiste, eccetera, ancora la donna è soggiogata, è subalterna all'uomo, nonostante tutte queste battaglie vinte e stravinte. Sì, poi mi viene in mente quello che mi disse una volta un amico, non ero qui, ero, che la donna colta è anche impegnativa, una cosa. La donna colta dà fastidio, la donna che ha È carattere dà sempre molto impegnativa, quindi ecco, carattere. io rimasi, ma poi mi accorsi che in effetti aveva ragione. È scomoda, È impegnativa. scomoda È perché scomoda. in un certo tipo di società però, Sì, certamente. Abbiamo delle zone in cui queste cose sono ancora viste cioè così, con gli ancora occhi c'è chi sbarrati. che praticamente Cicco Duca si impegna. Sì, è molto una Quindi regga un'altra. Comunque una terra di estremi la nostra. C'è questa mentalità ancora, e specialmente appunto nelle nostre zone interne, forse, credo, o perlomeno uno studio commissionato dalla Commissione Pari Opportunità e firmato da due psicologhe me lo attesta. Non vi annoio con i numeri, naturalmente, ma la conclusione è questa. Però una terra estrema. Io vorrei ricordare la maestra Virginia Kundari. Negli anni 50, questa maestra vedova di guerra a San Sostene diventa sindaco per ben due volte, la prima in tutta l'Italia meridionale e una delle prime in tutta l'Italia. E siamo in Calabria, quindi veramente una terra in cui c'è tutto e in cui ci sono. Ed è ancora prima donna della Calabria sindaco nel meridione, una delle prime d'Italia, quindi una terra di estremi. Ed è una precorritrice dell'emancipazione. A me fa molto piacere questa notizia, che so,
perché vado a vedere ogni tanto Portale Calabrese, ci sono tutte queste persone, mi piace leggere, nel 52, vi ripeto, che è ricordata per costruzione di scuola, diritto allo studio, dopo scuola per gli analfabeti, appunto per i lavoratori, concessione buoni pasto, un esempio magnifico, direi. E quindi veramente abbiamo di tutto e abbiamo anche e soprattutto bellissime cose, no? E questo mi inorgoglisce, devo dire, vero? Ci inorgoglisce perché ce ne sono e ce ne sono. E ne ho viste scorrendo internet, donne in Calabria, ne ho viste tantissime di rilievo, di assoluto rilievo. Ma voglio ricordare questa perché mi sembra significativa l'epoca, significativa lei, insomma, le risorse ci sono e sono moltissime, sia per quanto riguarda gli uomini, naturalmente, perché ripetiamo, non è un libro manicheo, no, per carità, non sarebbe né realistico né giusto, né, è un libro in cui il male e il bene è trasversale, sia a classi sociali sia a generi. Ma forse stiamo parlando troppo. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda a proposito? Prego. Vuole intervenire? Il nostro presidente. Sì. La prima domanda: in che cosa la bugia dello scirocco? Come? La bugia, scirocco bugiardo. Ah, perché no, un momento, poi risponderei. Questa è la prima. La seconda, cos'è che ti ha spinto a scrivere il libro? Quindi le motivazioni. La terza, ma l'uomo e la donna sono diversi geneticamente o sono diversi perché la società quindi li rende diversi? Scusami, sono stato troppo. Poi passiamo ad altre. Alla prima domanda mi pare di avere già risposto prima, cioè questa... questo vento bugiardo perché promette e non mantiene, perché mentre si abbatte con violenza poi si ritira, ecco, quindi ti dà delle aspettative che non si avverano poi. La seconda domanda rispondo subito, perché cosa mi spinge a scrivere? Perché a me piace ascoltare la gente. Vivo, mi piace, come ho già detto prima, sentire le storie e poi narrarle queste storie. Addirittura vi dirò una cosa, prima di scrivere di un qualsiasi personaggio, io lo vivo dentro di me il personaggio, cioè penso come pensa il personaggio, mi muovo come si muove il personaggio, quindi sono così presa, catturata da questo personaggio che alla fine sono costretta a viverlo, cioè mi disturba proprio, come diceva Pirandello, tra virgolette. L'altra domanda qual era? Ah, la differenza? Ma è culturale, è culturale. Se noi mamme non insegniamo ai figli a comportarsi in un certo modo e a vivere civilmente, allora i figli continueranno ad ammazzare di palate le mogli o a finirle a coltellate. C'è qualche altra domanda? Aspetta. Possiamo chiudere allora? No, aspetta. Se riesco a muovere. È una provocazione, no? Adesso quindi prendo la prospettiva. Cioè, a me è sorpreso che voi dite tutti e due, ne sono convinto, che le donne calabresi sono forti, no? Però ancora normalmente nella nostra società comandano gli uomini e di alcuni ne faremo a meno, nel senso che se abbiamo questa situazione, quanta è la colpa? Cioè io sono ancora residente in Piemonte, anche se adesso sono 5 anni che sono qua. Però stranamente in Calabria non si riesce mai ad avere una lista di donne che sono forti, però poi in questo ambito sono escluse. Voglio dire, non do la colpa a voi, sia ben chiaro, perché non è la provocazione di questo qui. Come mai non si riesce a fare in modo? Io per esempio adesso
provoco, visto che si vedono. Si vedono finalmente, io non voto. Per la prima volta vedo che forse c'è una donna che si presenta come sindaco. A Siderno, paese evoluto si dice, non c'è stato mai un sindaco donna, se non sbaglio. Quindi c'è questo rapporto in cui poi donne fortissime, però poi nella vita quotidiana, nell'amministrazione delle zone abbiamo sempre questi bei maschioni, per modo di dire, che comandano ma non fanno mai niente. Forse dovreste tirarli un po' su o mettervi voi in prima fila. Questa domanda vorrebbe rispondere Maria Gabriella Lanza. Vieni, Gabriele. Non vorrevo essere cattivo. Perché... No, è più cattivo, ma questa è una domanda a cui si può... Noi possiamo rispondere velocemente. C'è una ricerca che ti dà qualche... Buonasera a tutti. In realtà io non avevo alzato la mano per rispondere alla domanda, cosa però che faccio volentieri. Prima rispondo alla domanda, poi dico quello che ho da dire. Al di là delle belle parole di presentazione per il fatto che ho scritto la prefazione al testo, un potere maschile, virile anche, nel senso proprio della forza, della vis reboris, non della mascolinità, che è sedimentato da più di 10.000 anni di storia, è difficile da divellere, anche dalla più forte delle contadine non si sradica una cerza, una quercia se vuole. L'ho detto volutamente in dialetto. A questa sua domanda risponde un libricino che io consiglierei veramente a tutti quanti di leggere, è di Friedrich Engels e si chiama L'origine dello Stato, della famiglia e della proprietà privata. Sono arrivati i cavalli, è arrivato il ferro, abbiamo recintato la terra, abbiamo messo la bandiera, abbiamo detto questa terra è nostra. E siccome nostra era la terra, dovevamo fare in modo che i nostri figli ereditassero la nostra terra. Quindi l'abbiamo riempita di paletti, di muri, di cancelli, e per fare in modo che fossero i nostri figli abbiamo voluto le donne vergini affinché non portassero in grembo un seme bastardo. Alle donne è stata tolta la forza, qualsiasi tipo di forza, perché non portassero semi bastardi. 10.000 anni di storia documentata, perché poi c'è la preistoria, che è altrettanto forte, hanno fatto in modo che una forza sociale venisse tolta alla femmina e fosse relegata la femmina esattamente come le altre femmine animali, come le capre che tanto ci servono, come le pecore, le mucche e qualsiasi altro animale domestico da cortile o meno. Bestie da soma lo siamo state, è difficile adesso. Ed è difficile anche per le donne, non solo per gli uomini, accettare questa cosa. È difficile per le donne sentirsi scoperte, visto che per 10.000 anni abbiamo pensato che ci fosse un cacciatore che portava la carne a casa e i nostri figli potessero mangiare. Dateci tempo e cominciate anche voi a guardarci con occhi diversi. Noi lo stiamo facendo a fatica. Siamo stati nelle nostre case, siamo state le donne che hanno fatto da ragionieri, perché abbiamo tenuto i conti di casa. Siamo state quelle che hanno cresciuto i vostri figli, poi ce li avete strappati per mandarli in guerra. E noi abbiamo visto figli, fratelli e anche padri andare in guerra, ma noi lo portavamo in grembo quel figlio che voi ci avete strappato.
noi l'abbiamo cresciuto dentro per 9 mesi, lo abbiamo allattato, gli abbiamo dato il sangue. Voi avete inventato la guerra, noi non siamo esseri da guerra, noi siamo esseri d'amore perché noi diamo la vita. La guerra è dei maschi. Dateci tempo di far capire all'umanità che si può vivere in pace perché noi i figli li facciamo. E benché ci sia una maledizione divina che dice partorirai con dolore, noi abbiamo continuato a farlo e continuiamo a farlo benché ne abbiamo dolore. Anche se nessuno lo racconta, perché tutti quanti poi al primo sorriso del figlio noi ricordiamo la gioia che ci dà e dimentichiamo il dolore. Non so se questa è una risposta, questa è la mia però. La cosa che volevo dire invece a proposito del romanzo, che esercitare una fascinazione conducendo alla trasformazione, questa secondo me è la sintesi, secondo me è la sintesi della narrazione della evoluzione della coscienza umana che ci sta nel libro, che ci sta nei libri di Rossella Cuconato. L'esercizio della fascinazione attraverso lo stile è il motivo per cui bisognerebbe leggere questi libri. Di narratrici ce ne stanno tante, soprattutto negli ultimi tempi. Ci sono donne che scrivono, poche donne che leggono, anche uomini, pochi uomini che leggono, moltissimi che scrivono. Il vizio della scrittura è un vizio dal quale raramente si riesce a disfarsi. Il vizio della lettura, invece, quello non prende quasi nessuno. Sto parlando della lettura del mondo. Si è parlato molto e ho ascoltato con molto piacere la disamina di tutti quanti i personaggi, che sono notevoli tutti, ma c'è lo stile di Rossella Cuconato che non è un piccolo quadretto, è un affresco. Come diceva Teresa prima, è un affresco corale. E come tutti quanti gli affreschi si attaccano alla parete sulla quale sono stati dipinti, ma come la parete soffrono e si screpolano e raccontano altre storie all'interno delle crepe. Lo stile di Rossella Cuconato è uno stile assolutamente nuovo, non ne troverete un altro così, viva Dio. È il suo stilema, è la sua cifra stilistica, è il suo modo di raccontare, ed è il suo modo di raccontare per tagli chirurgici, ed è questa, per quanto mi riguarda, la cosa che mi ha affascinato, questo esercizio della fascinazione attraverso la parola. E questo secondo me è il motivo per cui bisogna prenderlo e leggere il libro, al di là delle storie che sono incredibili, che sono congestionate l'una all'interno dell'altra, ma vi assicuro che i tagli che vengono date a questi personaggi sono straordinari, proprio nel senso tecnico di fuori dall'ordinario. Ho parlato troppo, vi ho annoiato, arrivederci. No. Se non ci sono altre domande, noi saluteremmo. Se dobbiamo chiudere, no, per carità, però va bene. Sì, molto da dire. Certamente. C'è Mida lì. Leggerò il libro, ancora non l'ho letto, però voglio ritornare sul testo, perché parlare della donna è estremamente intrigante, poi insomma siamo tutte coinvolte in prima persona, come si suol dire. E allora, il vento di Scirocco inizia, se ho capito bene, il testo col vento e finisce con il vento, quindi è una scelta letteraria
ha un significato, perché mi è venuto subito in mente la favola di Mary Poppins, che non c'entra assolutamente nulla, e quindi volevo chiedere se questa fosse una scelta e che significato dare. E poi un'altra domanda. La donna, le figure femminili sono tutte calabresi? Cioè ci si è fermata in Calabria oppure ci sono delle figure femminili, diciamo, di altre zone d'Italia con le quali si è... Ecco, giusto per capire anche se il discorso della donna, diciamo, è racchiuso nel testo limitatamente alla nostra regione. Lo scirocco, con lo scirocco, con lo scirocco voglio dire inizia il libro, mi sono distratta che sto guardando di là. Con lo scirocco inizia il libro, con un parto, no? E si conclude questo romanzo con un... non si capisce bene se è una morte oppure un'accettazione della malattia. Non lo so, è capitato, non mi sono posto, non è che quando io scrivo un libro poi dico mi faccio la scaletta come un progetto scolastico. I personaggi nascono, crescono, si muovono e poi finiscono, poi in base a quella, alla loro vita, poi insomma io ho fatto la conclusione. Poi, e questa è la prima domanda, la seconda domanda... Quelle delle donne, ma queste donne sono dei fenotipi, quindi non è che possono vivere nel sud, come disse all'inizio, oppure anche a Torino, a New York, a Buenos Aires, voglio dire, hanno delle caratteristiche che sono degli universali concreti, quindi Lia, la forza di Lia, Luisa, che è una donna coraggiosa, che addirittura insieme si inventano questa azienda, questa imprenditoria, o Gaetana, o Donna Maria, o anche la stessa Mietta, cioè tante sono le donne, ognuna rappresenta una personalità, un carattere che chiaramente è inserito in un contesto sociale, quindi ognuno di noi poi d'altra parte si muove nella società in base a quello che ha acquisito sin dalla nascita, perché io sono come sono perché ho avuto dei genitori, ho vissuto in un certo ambiente, chiaramente se fossi stata la figlia della regina Elisabetta non mi sarei comportata in questo modo, avrei avuto altri studi, altre conoscenze, altre cose. Se avessi vissuto in Norvegia sarei stata diversa anche fisicamente, cioè ogni donna rappresenta la sua terra e la sua cultura. Non so se ho spiegato bene. Non so se tu volevi mi hai chiesto proprio questo che ti... Allora, dunque, come ho detto prima, cioè le storie, qui si tratta di storie, fanno vedere delle realtà di un sud. Ho un amico di mio marito che ha letto il libro mi ha detto tu avresti dovuto, è uno storico questo, non ha mai letto un romanzo, si è trovato a leggere il mio secondo romanzo ed è diventato un mio grandissimo fan. Questo l'ha portato proprio in estasi, cioè mi ha detto guarda, essendo uno storico chiaramente predilige la storia, dice se tu avessi dato rilievo agli ambienti, avessi descritto storicamente, cosa che a me non interessava fare, cioè a me interessa fare letteratura, narrativa, raccontare le storie, non mi interessa la storia, cioè, i dati, eccetera, eccetera, a me proprio non mi riguarda. Dice, se tu avessi fatto questo non genera per nessuno, perché il romanzo è bellissimo, perché è un romanzo, sono storie che potrebbero essere vissute, come ho detto all'inizio, in qualsiasi sud del mondo. Dove c'è sofferenza, queste donne devono lottare contro una società che è crudele, che è maschilista,
eccetera. Sì, anche una contadina veneta dell'Ottocento non è che se la passasse. Assolutamente, no, assolutamente. Ma perché nel Piemonte ci sono zone, quindi il sud del sud, sì, certo, di ogni terra. Cose sono cambiate comunque, voglio dire. Prego. Per rendere un po' interessante il dibattito, altrimenti. Allora, vorrei dire che all'inizio si parla del 68. Il 68 è stato l'epoca in cui la donna acquista delle sue dimensioni, la minigonna, la libertà sessuale, no? E tante altre, con l'aborto e il divorzio, che è venuto poi negli anni. Quindi questo mondo, io dovrei dipingere, diciamo, quello che lei racconta, lo avrei senz'altro dipinto come lo pone lei. Però esiste un mondo, non è vero che la donna abbia poi patito tutte queste conseguenze. C'è stato, adesso c'è il, diciamo, la parità di genere anche, no? Quindi c'è un mondo, c'è, poi non è attuata o non va avanti. Diciamo che la vista è quella nostra, più del sud, che diciamo, no, il problema di altri luoghi d'Italia. E secondo me la donna ha avuto un'importante crescita per quanto riguarda dal 68 proprio in poi. Altro non voglio dire, però non sono, non per essere maschilista, è per il fatto che non è tutto, diciamo, perso quello che è stato fatto. Per fortuna. C'è sta, esatto, per fortuna. Esatto. No, no, certo che no. Per fortuna. Prego. Io il libro ancora non l'ho letto, però stasera vi ho sentito conversare piacevolmente, mi avete interessato molto, mi è interessato molto, intrigato questa conversazione fra due donne che parlavano di un romanzo dove è descritta tutta tutte queste femmine, sono state descritte queste donne forti, che tutto il mondo femminile. Però poi adesso mi è venuta una curiosità, gli uomini in questo romanzo, no? Come li vedremo quando leggeremo? Cioè, voglio dire, abbiamo parlato tanto di donne, però ho capito che c'era questo bambino intorno al quale ruota, che ha fatto partire tutto, no? Poi alla fine questo bambino ha fatto partire tutto e con lui, diciamo, è mancato qualcosa, no, qualcosa, molto nell'universo di queste donne. Però poi gli uomini non ne ho sentiti, ce ne sono, non ce ne sono. No, amica mia, il libro te lo devi leggere, lo scoprirai. Non voglio parlare male degli uomini, no, assolutamente. No, 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 per no, carità di Dio. Le figure volta maschili ci sono, ma ve li dovete trovare da sole. Hai capito? Ecco. Sono evanescenti, mi sembra. Va? No! Hanno fatto anche tanto male, peggio, peggio, soprattutto Dodò, per carità. Però non è un'esclusiva maschile quella di essere portatore di svalori, no, perché assolutamente ci sono anche le donne che sono, no, non è che siamo femministe, senso, no, siamo femminili, no, è una cosa che mi piace aggiungere per dire che comunque non c'è niente contro, per carità, no? E non credo che tu abbia voluto. No, Dio ce ne liberi. Ma altra parte, no, quanti maschietti ci sono a fronte di tante donne stasera? Meditate. Bene. Mi auguro che ma credo la tua è stata una relazione esaustiva, quindi sei stata brevissima. Prego. Io concludo, vado verso la conclusione, però permettimi, spesso voi altre donne quando assumete
ruoli di comando, di responsabilità, venite additate come, passatemi il termine, donne con le palle. Ora, su questa espressione io avrei tanto da ridire, spero che pure voi abbiate molto da ridire. Io spero che il vostro potere verrà nel senso di collaborazione universale e non in maniera di sopraffazione universale. Quindi, cosa dire? Chiudiamo qua questa serata. Grazie a Rossella Cupunato, grazie a Teresa. E ci vediamo domani con Camini Spenti. Il tema domani sarà altrettanto intrigante e interessante, perché ci verranno poste una serie di domande su cosa fare del nostro territorio, inteso non soltanto come marina, ma inteso come collina, come montagna, complessivamente. Quindi non mi resta altro che augurarvi buonanotte e arrivederci a domani alla solita ora. Grazie ancora a tutti.